Il Pescara è tornato da Pisa con uno 0-0 che fa più morale che classifica, anche se a ben guardare, tra le ultime 5 squadre del campionato, il Delfino è l'unica ad aver fatto un piccolo passo. Più morale però perché c'era la necessità di reagire alla sconfitta con Vicenza e bisognava farlo contro una squadra reduce da 2 vittorie consecutive e su di un campo storicamente tabù. Le due facce di questo 0-0 sono il non aver subito gol, la seconda volta su 3 partite della gestione Breda, ma anche non aver minimamente insidiato quella che era la peggior difesa del campionato. Sul primo aspetto ha inciso la compattezza mostrata dal Pescara in fase difensiva, la prova risoluta dei tre centrali e dei due quinti, la bravura di Fiorillo, il migliore fra i biancazzurri, che ha fatto parate importanti comunque su conclusioni della media e lunga distanza. Determinanti le due su Mazzitelli, d'altro canto appunto il Pescara è stato evanescente in avanti, in primis per la mancanza di Seter, entrato a mezzo servizio solo a metà ripresa, e per la solita prova inconsistente di un Capone in crisi di identità perenne. Ma non è secondario l'apporto mediocre dato dal centrocampo, con Memushai e Maestro appannati, l'albanese era però reduce da una gran prova con Vicenza, e con un Val di Fiori ancora troppo al di sotto delle aspettative. Resta però una inversione di tendenza evidenziata nelle 3 partite della gestione Breda. La squadra in generale sembra avere uno spirito battagliero e questo è un ingrediente imprescindibile per provare a risalire. C'è da lavorare, però l'importante è che ci sia questa base, questo atteggiamento, questa voglia di non prendere gol. Mi è piaciuto anche stavolta l'atteggiamento da parte di chi è entrato, che ha rialzato i ritmi e ha dato intensità contro una squadra che in ogni caso è in crescita e ha uno dei migliori attacchi come gol fatti del campionato. Se tu al di là di qualche tiro da lontano hai concesso veramente poco. Soprattutto adesso che giochi ogni 3 giorni, anch'io ho bisogno di conoscere i ragazzi, capire che tipo di recuperi hanno bisogno, che tipo di atteggiamento hanno. Ci stiamo scoprendo, perché appunto è ancora poco che lavoriamo insieme. Nello scoprirci l'importante è portare a casa punti. Ora 2 turni ravvicinati casalinghe contro Monza e Brescia. Sabato alle 16 arriva la compagine Brianzola, che dopo alcuni passi falsi ora sembra in ripresa e vuole avvicinarsi a quelle posizioni di vertice per cui è stata costruita dall'asse Berlusconi-Gagliani. Dopo il tonfo di Reggio Emilia, la squadra ha risposto, espugnando Venezia e travolgendo Lentella, ma il tecnico Cristian Brocchi tiene i piedi per terra. Non dobbiamo aver bisogno di prendere degli schiaffi, come ho già detto, per poi dopo ripartire, rifare. Dobbiamo lavorare sempre con la massima concentrazione, dobbiamo lavorare sempre da squadra con lo spirito giusto. Se Mario Balotelli è ancora indietro e a Pescara difficilmente ci sarà, il Monza può far leva sulla vena di Boateng, autore di una doppietta 2 giorni fa. Ma Prince a livello di personalità è qualcosa di grande, di grandissimo, un ragazzo eccezionale. Io lo guardo e sorrido a volte senza farmi vedere da lui, perché percepisco la sua voglia, percepisco la sua carica, percepisco tutto quello che lui vuole fare, che sono state le promesse che ha fatto questa società a me quando è venuto qui, e quindi è proprio bello vederlo, soprattutto come lavora, come si impegna e quanto ci tiene.